Questa sera racconteremo un altro aspetto di questa grande storia e lo faremo partendo dal romanzo che Vasilij Grossman nel 61 pubblicò. È un romanzo che racconta la storia del primo essere vivente, di una cagnetta che viene spedita nello spazio, ed è un romanzo che ci aiuta anche un po' a riflettere anche sui confini della ricerca scientifica, sui limiti e sul progresso. Lo facciamo grazie alla partecipazione di due straordinarie figure provenienti da due ambiti disciplinari diversi: Sonia Bergamasco, attrice e regista, che devo dire che oltre ad aver accettato l'invito è stata anche colei che ha proposto questa iniziativa, quindi è stata a tutti gli effetti l'ideatrice di questa iniziativa che ci ha entusiasmato sin dall'inizio. E a fianco a lei, dopo la lettura che farà, tratto appunto dal romanzo di Grossman, si animerà un dibattito insieme a Guido Tonelli, un fisico sperimentale di fama mondiale che ha contribuito alla scoperta del bosone di Higgs, che poi appunto valse il Nobel nel 2013, se non sbaglio. Quindi veramente due figure straordinarie che ci onorano, e quindi io ringrazio anche a nome della Presidente Giovanna Melandri, che purtroppo oggi non può essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito e per volerci portare in quest'altro racconto, in quest'altra storia che sicuramente ci appassionerà. Quindi invito a raggiungermi Sonia Bergamasco e le lascio lo spazio. Grazie. La sua infanzia era stata affamata e randagia, ma l'infanzia è la stagione più felice della vita. Particolarmente sereno era stato l'inizio della primavera, le giornate di maggio fuori città, il profumo di terra ed erba tenera riempiva l'anima di gioia. La sensazione di felicità era penetrante, addirittura insostenibile. A volte lei era così felice da non sentire neppure la fame. Per tutto il giorno le aleggiava nella testa e negli occhi una tiepida foschia verde. Si abbassava sulle zampe anteriori davanti a un soffione, abbaiava a scatti con allegra e impaziente voce infantile, invitando il fiore a scorazzare con lei, ora indispettita, ora beffarda, sorpresa dell'immobilità del suo grosso gambo verde. Poi all'improvviso cominciava a scavare freneticamente una buca e le zolle volavano via da sotto il suo pancino, le zampe pezzate, rose e nere, e i piccoli polpastrelli scottavano a forza di sfregare la terra sassosa. Il suo musetto assumeva un'espressione febbrile, come se invece di giocare la cagnetta si stesse scavando un rifugio per salvarsi la vita. Era paffuta, aveva la pancia rosea, le zampe grosse, malgrado mangiasse poco in quel tempo radioso. Pareva che ingrassasse per la felicità, per la gioia di essere viva. Ma poi erano finiti i giorni lievi dell'infanzia. Il mondo si era riempito di ottobre e di novembre, di ostilità e di indifferenza, di pioggia ghiacciata mista a neve, di fango, di avanzi viscidi, così ripugnanti da nauseare persino un cane affamato. Ma anche nella sua esistenza errabonda accadeva qualcosa di buono. Lo sguardo compassionevole di un essere umano, la possibilità di passare la notte accanto a una tubatura calda, un osso appetitoso. La sua vita canina aveva conosciuto la passione, l'amore e la luce della maternità. Era una bastardina piccola, con le zampe storte, ma sapeva eludere le forze ostili perché amava la vita ed era molto intelligente. Quella cagnetta della fronte ampia sapeva dove si annida il pericolo, sapeva che la morte non fa chiasso,
Non si sbraccia in gesti minacciosi, non scaglia pietre, non prende a calci con gli stivali, ma porge un pezzo di pane e si avvicina con un sorriso subdolo, nascondendo dietro la schiena una rete di tela ruvida. Conosceva la forza distruttiva di camion e automobili. Ne sapeva valutare esattamente la velocità, era capace di attendere con pazienza il defluire del traffico e di attraversare la strada di gran carriera davanti alle auto ferme al semaforo. Conosceva il treno, devastante nel suo avanzare rettilineo e inoffensivo come un bambino per la sua incapacità di far male persino a un topo ad appena mezzo metro dalle rotaie. Distingueva il rombo, il fischio, il fragore degli aerei a elica e di quelli a reazione, il frastuono ritmico degli elicotteri, conosceva l'odore dei tubi del gas. Era capace di individuare il calore emanato dalle tubature sotterranee delle centrali termiche. Conosceva i ritmi di lavoro dei camion della nettezza urbana, sapeva come penetrare nei bidoni e nei cassonetti della spazzatura, distingueva all'istante l'involucro di cellophane dei prodotti semilavorati di carne e quello cerato del merluzzo, del gelato alla crema e del persico di mare. Un cavo elettrico nero che sbucava da sottoterra la terrorizzava più di una vipera. Una volta, con una zampa bagnata, ne aveva sfiorato uno isolato in modo difettoso. Probabilmente la cagnetta aveva acquisito un bagaglio di cognizioni tecniche superiore a quello posseduto da uomini esperti e capaci vissuti 2 o 3 secoli prima di lei. Era intelligente e in più era anche istruita. Se non avesse accumulato un patrimonio di esperienze adeguate ai livelli raggiunti dal progresso tecnico alla metà del XX secolo, avrebbe certo fatto una brutta fine. I cani campagnoli capitati casualmente in città, infatti, sopravvivevano nelle strade urbane non più di qualche ora. Ma per la lotta in cui era costantemente impegnata, esperienza e cognizioni tecniche non erano sufficienti, era indispensabile comprendere l'essenza della vita, occorreva una saggezza di vita. La bastardina senza nome, dall'ampia fronte, sapeva che il continuo cambiamento e il vagabondaggio erano il fondamento stesso della sua sopravvivenza. Poteva accadere che qualche persona di buon cuore si mostrasse compassionevole nei confronti di quella pellegrina a quattro zampe, le desse da mangiare, le permettesse di passare la notte sulle scale di servizio. Rinunciare a una vita randagia significava morte sicura. Diventando sedentaria avrebbe avuto a che fare con una persona d'animo buono e con 100 malvagie. E ben presto sarebbe apparsa subdola la morte, porgendo con una mano un pezzo di pane e tenendo nell'altra una rete di tela ruvida. 100 cuori malvagi sono più forti di un cuore buono. La gente pensava che una cagnetta vagabonda non fosse capace di affezionarsi, che il vagabondaggio l'avesse guastata senza rimedio. La gente si sbagliava. La vita dura non aveva incattivito la cagnetta randagia, ma nessuno aveva bisogno del bene che viveva nel suo cuore. La presero di notte, nel sonno. Non la uccisero. La portarono all'istituto. Le fecero fare un bagno in un liquido caldo e maleodorante e le pulci smisero di tormentarla. Per qualche giorno la tennero in uno scantinato, dentro una gabbia. La nutrivano bene, ma lei non aveva voglia di mangiare. Un presentimento di morte non le dava tregua. Soffriva per la privazione della libertà. Soltanto in quella gabbia, con una cuccia soffice e una ciotola linda piena di buon cibo, la cagnetta apprezzò la fortuna di una vita libera. La irritava l'atrare ottuso dei vicini. Gente in camice bianco la esaminò a lungo. Uno di loro,
un uomo dagli occhi chiari, magro, le diede un buffetto sul naso e le accarezzò la testa. Ben presto la trasferirono in un luogo tranquillo. Stava per entrare in contatto con la massima espressione della tecnica del XX secolo. Cominciarono a prepararla per una grande impresa. Le diedero un nome, Pietruska. Con ogni probabilità, neppure imperatori e primi ministri malati erano mai stati sottoposti a tante analisi. Alexei Georgievich, l'uomo magro dagli occhi chiari, venne a sapere tutto ciò che era possibile sapere su cuore, polmoni, fegato, metabolismo, composizione del sangue di Pietruska, sulle sue reazioni nervose, sui suoi succhi gastrici. La cagnetta capiva che non erano le donne delle pulizie, né i tecnici di laboratorio, né i generali con il petto coperto di decorazioni a disporre della sua vita, della sua morte, della sua libertà, delle sue ultime pene. Lo capiva. E l'amore intatto di cui era capace il suo cuore lo donò ad Alexei Georgievich. Neppure tutto l'orrore del presente e del passato poteva inasprirla nei suoi confronti. La cagnetta capiva che le iniezioni, i prelievi, i viaggi stordenti e nauseanti dentro le centrifughe, i test di vibrazione, l'angosciosa sensazione di assenza di peso che le pervadeva la coscienza, le zampette anteriori, la coda, il petto, le zampe posteriori, capiva che tutto questo era opera di Alexei Georgievich, il padrone. Ma la sua ragion pratica si rivelava impotente. La cagnetta aspettava il padrone che si era trovata, si struggeva quando lui non c'era, si rallegrava nel sentire i suoi passi, e la sera quando lui se ne andava gli occhi castani dell'animale parevano inumidirsi di lacrime. Di solito dopo l'addestramento del mattino, particolarmente pesante, Alexei Georgievich passava dallo stabulario. Pietruska, la lingua fuori, il respiro affannoso, la testa dall'ampia fronte reclinata sulle zampe, lo contemplava con sguardo mansueto. In qualche strano, inspiegabile modo, la cagnetta associava l'immagine dell'uomo diventato padrone della sua vita e del suo destino alla sensazione di quella tiepida, verde foschia primaverile, a un senso di libertà. Guardando l'uomo che le infliggeva prigionia e tribolazioni, Pietruska sentiva nascere nel proprio cuore la speranza. Alexei Georgievich non si accorse subito di provare per lei un sentimento di pietà, di compassione, e non il consueto interesse scientifico determinato dal lavoro. Un giorno, osservando quel cane da laboratorio, pensò a quanto fosse irragionevole e assurda la quotidiana dedizione di migliaia e migliaia di allevatrici di pollame, allevatori di suini, per gli animali che essi stessi preparavano al supplizio, alla morte. E altrettanto assurdi, insensati, erano gli occhi mansueti della cagnetta, il suo naso umido fiduciosamente appoggiato sulla mano del carnefice. Passavano i giorni, si avvicinava l'inizio della missione per cui Pietruska veniva addestrata. Era sottoposta a varie prove dentro un'ampia cabina. Il viaggio straordinariamente prolungato dell'animale a quattro zampe preludeva al lungo volo dell'essere umano nello spazio. Alexei Georgievich era unanimemente detestato dai sottoposti. A qualche ricercatore faceva molta paura, era irascibile, non aveva alcuna remora a prendere severe misure disciplinari nei confronti dei tecnici di laboratorio. I superiori non l'amavano a causa della sua indole litigiosa e vendicativa. Anche a casa non era una persona facile, spesso gli faceva male la testa e allora il minimo rumore lo irritava. A causa della gastrite soffriva di bruciore di stomaco, ma dava la colpa al cibo non adeguato.
pensava che la sua moglie non si preoccupasse abbastanza per lui e aiutasse di nascosto i propri numerosi parenti. Anche i rapporti d'amicizia non erano semplici, aveva frequenti scatti di nervi, sospettava che gli amici provassero per lui indifferenza o sorda invidia. Dopo aver litigato con uno di loro stava male e allora voleva riconciliarsi. Cercava faticosamente un chiarimento. Ma neppure di se stesso Alexei Georgievich era entusiasta, tutt'altro. Gli capitava di borbottare amaramente: ora ho proprio stufato tutti, me per primo. La bastardina dalle zampe storte non tramava contro di lui sul posto di lavoro, non trascurava la sua salute, non si dimostrava invidiosa. Lei, come Cristo, rispondeva al male con il bene. Gli dava amore in cambio delle sofferenze che lui le causava. Mentre Alexei Georgievich esaminava gli elettrocardiogrammi, i dati sulla pressione del sangue, sui riflessi, la cagnetta lo osservava attenta con i suoi occhi castani pieni di devozione. Una volta lui cominciò a spiegarle ad alta voce quello stesso ciclo di addestramento toccava anche agli uomini e non era piacevole nemmeno per loro. Certo, i rischi che l'attendevano erano maggiori di quelli corsi dagli uomini, però il suo caso non era neppure paragonabile a quello della cagnetta laica che era andata incontro a morte certa. Un'altra volta disse a Petrushka che lei sarebbe stata il primo essere vivente da quando esisteva il pianeta Terra a vedere il cosmo profondo. Che sorte meravigliosa le era toccata, irrompere nello spazio cosmico, diventare la prima ambasciatrice della libera ragione nell'universo. Gli sembrava che la cagnetta capisse ciò che le diceva e a modo suo era straordinariamente intelligente, di un'intelligenza canina, si intende. Tecnici di laboratorio e inservienti scherzavano: la nostra Petrushka si è diplomata all'istituto tecnico. Era del tutto a proprio agio in mezzo alle apparecchiature scientifiche, si sarebbe detto che conoscesse i principi di funzionamento degli strumenti, tanto la naturalezza con cui si muoveva in quell'ambiente di terminali elettrici, morsetti, schermi, lampade elettroniche, mangiatoie automatiche. Alexei Georgievich era capace come nessuno di ricavare un quadro complessivo delle funzioni vitali di un organismo che si trovava in volo nello spazio vuoto a migliaia di chilometri di distanza dai laboratori terrestri. Era uno dei fondatori di una nuova scienza, la esobiologia. Ma in quel caso ciò che lo appassionava non era la complessità del problema. Con la cagnetta dalle zampe storte, nulla andava come al solito. Scrutava gli occhi di Petrushka, proprio gli occhi miti di quella cagnetta e non gli occhi di Niels Bohr sarebbero stati i primi a vedere lo spazio cosmico senza la limitazione dell'orizzonte terrestre, uno spazio dove il vento è assente, dove esiste solo la forza di gravità, uno spazio dove non ci sono nuvole, rondini, pioggia, uno spazio di fotoni e onde elettromagnetiche. Gli occhi di Petrushka avrebbero visto tutto questo e Alexei Georgievich sentiva che al ritorno gli avrebbero trasmesso ciò che avevano visto. Leggendo quegli occhi, egli avrebbe capito il più criptico dei cardiogrammi, l'arcano cardiogramma dell'universo. Pareva che la cagnetta avvertisse con l'istinto il fatto che l'uomo l'aveva iniziata alla più grande impresa della storia, le aveva offerto un magnifico primato. I superiori e sottoposti di Alexei Georgievich, così come i familiari, gli amici, avevano notato in lui strani cambiamenti. Non era mai stato così conciliante, amabile, malinconico.
Il nuovo esperimento era senza precedenti, non solo perché, a differenza di quanto era sempre accaduto, quella volta la navicella avrebbe lasciato un'orbita circolare per addentrarsi nello spazio cosmico, allontanandosi da 100.000 chilometri dalla Terra. A contare più di tutto nel nuovo esperimento era il fatto che un animale con la propria psiche avrebbe potuto irrompere nel cosmo. No, al contrario, il cosmo avrebbe potuto irrompere nella psiche di un essere vivente. Ormai non era più questione di sovraccarico limite, di vibrazioni, di imponderabilità. Davanti a quegli occhi, la superficie piatta della Terra avrebbe cominciato a incurvarsi. Gli occhi di un animale avrebbero confermato l'intuizione di Copernico, il globo, il geoide. E ancora avanti, ancora più lontano, un sole ringiovanito di 2 miliardi di anni si sarebbe elevato dalla nera vastità dello spazio di fronte agli occhi della cagnetta dalle zampe storte. Una fiamma arancio vivo, lilla violetta, avrebbe inghiottito l'orizzonte terrestre, il meraviglioso globo chiazzato di nevi e sabbie ardenti, colmo di una vita stupenda, irrequieta, non solo avrebbe veleggiato lontano, sfilandosi da sotto le zampe dell'animale, ma sarebbe scivolato via dalla sua percezione vitale. Allora le stelle, acquisita una concretezza corporea, sarebbero diventate carne termonucleare, materia incandescente, sfolgorante. Nella psiche di un essere vivente sarebbe penetrato un regno non avvolto dal calore terrestre, dalle morbide nubi cumuliformi, dall'umida forza del flogisto. Per la prima volta gli occhi di un essere vivente avrebbero visto l'abisso privo d'aria, lo spazio di Kant, lo spazio di Einstein, dei filosofi, degli astronomi, dei matematici, senza sintetizzarlo in un pensiero astratto, in una formula, ma così com'è, senza monti né alberi, senza grattacieli né isbe contadine. Le persone che circondavano Alexei Georgievich non capivano che cosa gli stesse succedendo. Lui sentiva che avrebbe raggiunto un nuovo livello di conoscenza, superiore a quello derivante dalle equazioni differenziali e dalle indicazioni degli strumenti. Il nuovo livello di conoscenza sarebbe stato trasmesso da anima ad anima, dagli occhi di un essere vivente a quelli di un altro essere vivente. E tutto ciò che turbava e irritava Alexei Georgievich, che suscitava in lui sospetto e risentimento, perse ogni significato. Alexei Georgievich aveva l'impressione che una qualità nuova si stesse apprestando a entrare nell'esistenza delle creature terrestri, ad arricchirla, elevarla, e che quel dato nuovo gli sarebbe valso come perdono e giustificazione. Il volo spaziale fu effettuato. L'animale fu proiettato nelle profondità dello spazio. Oblò e schermi erano stati disposti in modo che ovunque volgesse la testa potesse vedere solo lo spazio cosmico, perdendo ogni usuale percezione terrestre. L'universo irruppe nella mente della cagnetta. Alexei Georgievich era convinto che il contatto con Petrushka non si fosse interrotto. Lo sentiva anche quando la navicella spaziale era lontana 100.000 chilometri dalla Terra. Questo contatto prescindeva dalla telemetria e dai segnali radio automatici che registrarono una violenta accelerazione del battito cardiaco di Petrushka e frequenti sbalzi della sua pressione arteriosa. Al mattino il tecnico di laboratorio Apresian riferì ad Alexei Georgievich: ha
ululato. Ha ululato a lungo. E aggiunse a bassa voce: è una cosa agghiacciante, il lamento di un cane solo in mezzo all'universo. Il funzionamento delle apparecchiature fu perfetto, di una precisione stupefacente. Il granello di sabbia lanciato nello spazio cosmico ritrovò la strada per tornare sulla Terra, per tornare sul granello di sabbia che l'aveva generato. Il sistema frenante funzionò in maniera impeccabile. La capsula atterrò nel punto prestabilito della superficie terrestre. Il tecnico di laboratorio Apresian disse, sorridendo ad Alexei Georgievich: l'impatto delle particelle cosmiche avrà modificato i geni di Petrushka. I suoi cuccioli nasceranno straordinariamente dotati per l'algebra superiore e la musica sinfonica. I nipoti della nostra Petrushka comporranno sonate che non avranno nulla da invidiare a quelle di Beethoven. Costruiranno macchine cibernetiche, i nuovi Faust. Alexei Georgievich non replicò alle parole dello spiritoso Apresia. Alexei Georgievich si recò personalmente sul luogo di atterraggio della capsula spaziale. Doveva essere il primo a vedere Petrushka. I suoi vice assistenti in quel caso non potevano sostituirlo. L'incontro fu così come voleva Alexei Georgievich. Petrushka gli corse incontro, muovendo timidamente la punta della coda abbassata. Per parecchio tempo Alexei Georgievich non riuscì a vedere gli occhi che avevano accolto in sé l'universo. La cagnetta gli leccava docile le mani, manifestando in quel modo la sua definitiva rinuncia alla vita di viandante senza padrone, la sua riconciliazione con tutto ciò che era e sarebbe avvenuto. Finalmente lui riuscì a vedere i suoi occhi, gli occhi annebbiati, impenetrabili di un povero essere dalla mente confusa e dal cuore tenero e mansueto. E ora sono felice, orgogliosa di invitare sul palco Guido Tonelli. Buonasera a tutti. Ci hai fatto emozionare, sono emozionato come tutti quelli che sono qui. Raccontavo prima a Guido che anche per me è la prima volta di un passaggio così repentino dalla forma diciamo che è del mio mestiere, quindi performativa, a invece a un rapporto analitico, però in verità per scelta comune avevamo deciso di portare i nostri due mestieri in un dialogo, in un dialogo per cercare di avvicinarli quando in effetti tutte e due pensiamo già che siano vicini e volevamo spiegare perché. Sì, diciamo, io partirei proprio dal racconto, dal bellissimo racconto. E mi sono chiesto perché l'hanno chiamata Petrushka e penso di aver trovato la soluzione. Petrushka mi ha fatto venire in mente Stravinsky e non è un caso che abbia chiamato proprio, abbia usato questo nome. La favola che poi è stata messa in balletto da Diaghilev all'inizio del Novecento, che racconta di un burattino di segatura con la testa di legno che si innamora della ballerina e diventa umano. Allora è il nome che indica il divenire umano della cagnetta
ma insieme il far divenire umano Alexei, che negli occhi della cagnetta ritrova la sua umanità. E l'ho trovato meraviglioso questo cerchio che chiude, diciamo, in qualche modo la storia e che ci permette di parlare, e spero che questa sia un'occasione forse quasi unica, rarissimo che ci sia per me, che sono uno scienziato, occasione di parlare con un artista e che è appassionata di anche questa per questione. Me è unica di parlare con uno di parlare dell'origine dell'arte e della scienza e delle differenze e di quanto queste attività siano fondamentali per essere umani. Di questo mi piacerebbe approfondire, insomma, della chiacchierata. In effetti poi stavo rileggendo con voi ora in una sorta di rapporto anche in bilico, un po' come un funambolo, per cercare ancora una volta di capire dall'interno insieme a voi perché ho scelto proprio questo racconto e non un altro per questo momento di, così, di confronto e di pensiero, di riflessione su questi temi dell'arte e scienza. E al di là del tema che è, diciamo, pseudoscientifico o propriamente scientifico, nel senso c'è una missione, c'è un progetto, c'è una storia, anche c'è la povera laica, sappiamo che veramente ha fatto quella fine, e poi dopo di lei scimmie e vari altri animali e qualche uomo di cui non si sa nulla, si è perso traccia perché sono stati nascosti. Però credo che il nucleo che mi ha spinto fortemente a presentare questo testo piuttosto che altri fosse proprio in questa magia che si realizza tra due viventi, tra la cagnetta e lo scienziato, questa magia che va oltre la scienza, va oltre la vita randagia di questa creatura e li unisce. E quindi in quello ho percepito quasi una di quelle magie nucleari che poi tu vedi da vicino. Sì, una cosa che mi ha, un'altra suggestione che mi ha sviluppato il racconto, del tutto casuale perché ero in macchina, sentivo la radio, ha a che fare con il nostro cervello. Sentivo un'intervista, c'è un progetto in Europa molto importante che si chiama Human Brain, cioè cerca di ricostruire il funzionamento del cervello umano, e intervistavano il responsabile di questo progetto e ha raccontato una cosa che ho ricollegato a questa storia, a questo racconto, e che forse ha a che fare anche col tema della discussione di questa sera. E lui ha detto questo, ha detto: noi siamo in grado di ricostruire oggi un qualche cosa che funziona come il cervello umano, ma ci manca un ingrediente essenziale. Cioè io, dice, con una certa fatica potrei mettere insieme i neuroni, 80 miliardi di neuroni, le sinapsi, i collegamenti che sono complicati, ma diciamo oggi forse si potrebbe arrivare a fare questo. Ma questo non è il cervello umano, cioè se anche io facessi esattamente questo non farei un cervello umano, perché il nostro cervello umano nasce dall'interazione con gli altri. E lui citava, avete presente quei casi di bambini che si sono persi nella foresta e che hanno un cervello umano, esattamente come tutti gli altri bambini, ma non avendo socialità e non potendo relazionarsi, non potendo vedere negli occhi degli altri la loro stessa coscienza, rimangono, anche quando vengono ritrovati, per tutta la vita hanno un buco, hanno un vuoto, hanno un cervello umano che non è umano, che non può funzionare come... perché il nostro cervello, il cervello di un bambino, si forma nella relazione, negli occhi, dice Paul Ricoeur, dice, si diventa umani negli occhi degli altri. E questo non è una petizione etica, è un fatto scientifico, cioè il bambino che guarda negli occhi della madre modifica le sue sinapsi sulla base delle reazioni, e questo meccanismo si moltiplica via via che cresce.
Quindi non sarà mai possibile, diceva lui, che uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale o di tentativi di imitare il funzionamento del cervello con strumenti elettronici, diciamo, non sarà mai possibile fare questo, costruire questo, perché questa interazione che è tipica dell'umano è l'elemento chiave di quell'oggetto che chiamiamo cervello umano, che non è solo una struttura materiale, ma una struttura materiale plastica, che si modella sulla base delle interazioni molteplici che sviluppa in ambienti completamente diversificati. Quello che leggete è un frammento dal secondo libro divulgativo di Guido Tonelli, che diciamo si ricollega a quello di cui vorremmo parlare adesso, e proprio a questa necessità, questo desiderio di ritrovare la strada di un sapere comune che è sempre stato fino a un certo punto, e dopo c'è stata questa corsa in avanti della tecnologia legata alle scienze, quindi uno scollamento dal sapere umanistico. Sì, diciamo, però vorrei una cosa che per esempio si tende a non focalizzare è che questa separazione che c'è fra sapere umanistico, sapere scientifico, arte e scienze in generale è recente. Cioè noi tendiamo a vederla come una cosa che abbiamo ereditato dal passato, ed è vero, ma ha poco più di 100 anni. Cioè fino a un centinaio di anni fa non c'era questa separazione. Cioè a me, io la considero assurda, cioè, ma non mi riesce di distinguere, diciamo, quando mi emoziono per un'opera teatrale o per una musica o per un'opera d'arte, l'emozione che provo non è molto diversa da quella che provo se sono lì nel mio lavoro e sto identificando una particella nuova, cioè, e sono sempre io, il mio cervello che ha emozioni e che si sviluppano in forme diverse, cioè non ho compartimenti stagni, come credo nessuno di noi. Quindi questa cosa che abbiamo ereditato da un passato recente in realtà è frutto di una scelta che è stata fatta, che possiamo invertire, nessuno ci costringe a andare avanti in quella direzione se la riteniamo sbagliata. È la scelta della specializzazione. Cioè fino a 100 anni fa scienziati e filosofi discutevano assieme, scienziati e erano anche artisti, stiamo parlando di gente a cui non ci possiamo paragonare, diciamo, ma anche lo stesso Galileo scriveva poesie, componeva musica. Einstein nel 1918 discuteva con Bergson di che cos'è il tempo, ed era normale che la cultura del tempo mettesse insieme uno scienziato e un filosofo, no? Cioè queste cose avvenivano fino a 100 anni fa, e poi a un certo punto c'è stata la specializzazione, la separazione. Io penso per noi abbia pesato sicuramente un po' lo spiritualismo, Gentile, insomma c'è stata una cosa italiana, ma a livello mondiale c'è stato più un prevalere di un atteggiamento anglosassone, americano, inglese, che tende alla separazione, alla specializzazione, no? Cioè tende a dire ok, tu sei uno scienziato e ti devi occupare di fisica, lascia perdere l'arte, la filosofia, la letteratura, non è il tuo campo, e viceversa, tu sei un letterato, ignora la meccanica quantistica perché non ti interessa. Questa cosa che ha funzionato, obiettivamente ha prodotto dei grossi risultati, ma io la considero un limite, perché di fronte alle sfide del futuro, le sfide che ci riserva una scienza che procede a un ritmo incalzante e un'umanità che si trova un po' impreparata anche ad affrontare, a capire quello che la scienza sta facendo e a capire gli scenari che si stanno producendo e ad essere in grado di prendere decisioni fra le varie opzioni, dobbiamo rivederla. Cioè l'unica maniera di rivederla, e io penso che noi italiani siamo in una condizione un po' di privilegiata, perché noi ce l'abbiamo nel DNA questa cosa qui, cioè di apprezzare. Qui io sono entrato qua dentro al Maxi ed ero entusiasta della bellezza architettonica di questo edificio, no? Ce l'abbiamo nel DNA apprezzare la bellezza, apprezzare la cultura, apprezzare la musica. Dovremmo forse essere noi a farci portavoce di questo, che è un po' sì, un ritorno all'antico, ma è un antico che è di grandissima attualità.
Non possiamo per certi versi affrontare il futuro senza tornare indietro su questi temi, su queste questioni. Sì, forse è una cosa che bisogna fare da entrambe le parti, nel senso che quando per esempio io sono arrivata con la nostra comune amica Laura Piazzi al CERN, sono stata interrogata a un certo punto da un gruppo di fisici italiani del centro sul perché, che cosa ci facessi lì, qual era l'interesse. E io ho cercato di spiegare, nella mia totale ignoranza del linguaggio, ma nella mia aspirazione a avvicinarmi attraverso la lingua della divulgazione a qualcosa che mi sembrava di percepire come prossimo, perché ha a che vedere sempre con la creazione e con qualcosa, con un gesto artistico, con un'intuizione artistica, perché la scoperta e comunque la ricerca hanno sempre a che vedere con qualcosa di che prima non c'è e poi c'è, perché c'è una visione, e la visione ha a che vedere con l'arte. Questo è un punto che mi sta molto a cuore, cioè la visione, hai usato proprio il termine che mi piacerebbe approfondire. Per certi versi, cioè io sono uno scienziato, sono abituato a ragionare su basi di fatto, eccetera, ma diciamo ho anche fantasia, perché non puoi fare lo scienziato, insomma devi anche avere un po' di immaginazione, anzi forse molta immaginazione, poi magari l'immaginazione la devi temperare, devi cercare di trovare i dati concreti, ma ho spesso immaginato con la fantasia, quindi cercato di capire da dove viene, no? La scienza e l'arte e la filosofia. E in questi giorni ho trovato una specie di chiave, diciamo, che ho esposto in un'altra conferenza, che oggi approfitto dell'occasione per parlarne qui. La cosa è venuta perché ho letto sul giornale che hanno scoperto in una grotta Neanderthal, quindi abitata da una specie precedente la nostra, di 70.000 anni fa, hanno scoperto pitture, graffiti e simboli e animali. Stiamo parlando di 70.000 anni fa. E stiamo parlando di una specie che non è la nostra, noi siamo sapiens. I sapiens sono arrivati 40.000 anni fa dall'Africa, una seconda migrazione. C'erano già da circa 200-300.000 anni questi Neanderthal, nostri cugini, con cui ci siamo un po' intrecciati, cioè abbiamo l'1-2% di patrimonio genetico. Per esempio le persone con i capelli rossi, loro avevano sviluppato i capelli rossi, avevano la pelle più chiara, perché stavano in Europa e c'era meno sole, dovevano sopravvivere. Quindi stiamo parlando addirittura di qualcosa che non è nella nostra specie. Gli sapiens hanno prodotto quelle meravigliose grotte, le Lascaux, affrescate, bellissime, con queste opere d'arte, cioè lì capisci che non sono rappresentazioni naturalistiche, cioè quando la gente dice rappresentavano gli animali perché cacciavano gli animali, è come se io dicessi a 3 chilometri da qui c'è un affresco in cui si rappresenta un signore che tocca con il dito un altro signore perché quello è il saluto che si usava, cioè non capiscono nulla, cioè, chiaramente c'era dietro qualcosa, ecco. Stiamo parlando 30.000 anni prima. 30.000 anni prima di queste forme già meravigliose. Allora, io mi sono immaginato un secondo cosa vuol dire in una società in cui c'è la sopravvivenza, piccoli gruppi familiari, devi sopravvivere, devi mangiare, devi raccogliere, devi mandare tutti gli individui a cacciare qualcosa. Sei esposto a vita media era 30 anni, 35, sei esposto a qualunque pericolo, no? Cosa voleva dire per loro? Cioè quanto consideravano importante la cosa da chiedere ad alcuni gruppi di non fare il lavoro pratico, ma imparare, cioè raccogliere l'ocra, che vuol dire andare a cercare l'argilla, mescolarla, andare in caverne profonde, buie, con delle fiaccole per illuminare, e avere una scuola, perché non erano disegni primitivi, erano disegni sofisticati, vuol dire che c'erano dei maestri che educavano i bambini, e poi più, come le scuole, i più promettenti. Cioè, tutto questo perché sacrificavano una parte della manodopera disponibile per mangiare, per fare quello? Mi sono fatto questa domanda, con la fantasia me la sono fatta. E stiamo parlando di una specie antecedente alla nostra.
La risposta è semplice ed ha a che fare con col tema di oggi, penso. Cioè, da dove nasce e a che cosa serve l'arte, diciamo? Serve a sopravvivere. Mi sono fatto l'idea che se oggi abbiamo ancora bisogno di cultura, quei gruppi che avevano sviluppato questa storia avevano un vantaggio evolutivo. Non c'è nulla che rimane nel tempo per centinaia, decine di migliaia di anni che non abbia una funzione. Allora, mi sono immaginato che la tribù o le famiglie dei Neanderthal, che per primi hanno sviluppato un simbolico e quindi anche un linguaggio e quindi anche una forma d'arte, e quindi io, lì è la fantasia, avevano forse anche un racconto delle origini, ecco perché la scienza. Forse in quelle caverne gli anziani raccontavano ai bambini l'origine del mondo, con il loro linguaggio che non conosceremo mai, e forse in quelle caverne c'era presentato qualcosa che ha a che fare con l'origine del mondo. E mi sono detto, eccoci qua da dove nasce tutto. Nasce da quello. E perché quello dà un vantaggio evolutivo? Perché la tribù o la famiglia, il piccolo gruppo famiglia, clan, che ha un'idea di sé, che si colloca, che ha delle radici, che è in grado di raccontare da dove viene tutto questo e che ruolo ha quel gruppo nell'insieme delle cose, ha una protezione, ha una coperta, è capace di resistere ai colpi. Se arriva una belva feroce e stermina la famiglia, il racconto delle origini e quel simbolico che colloca quel gruppo dà più possibilità di sopravvivere rispetto a un gruppo che non ha questa cosa qui. Ecco perché quei gruppi che hanno sviluppato quelli si sono propagati e siamo arrivati fino a noi e probabilmente si sono innestati coi sapiens, che infatti l'hanno sviluppato enormemente, e sono, diciamo, per certi versi il motivo per cui oggi siamo popoli culturali che a parte qualche ministro, diciamo, danno un grande valore alla cultura, no? Fanno di tutto per strapparcela, no? Per dire non serve a niente. E comunque siamo ancora qui, cioè quanta gente ci tiene in una maniera, no? E quello, diciamo, rende umani e permette di sopravvivere meglio, nel senso che oggi siamo ora 70.000 anni, quel racconto delle origini è oggi il racconto delle origini universo della scienza moderna, non ha niente a che fare con quello. Quell'arte un po', diciamo, iniziale, un po' rozza, è diventata l'arte figurativa, è diventata il teatro, la musica, è diventato tutto questo. Ma quel desiderio e quell'esigenza è quasi insopprimibile, cioè se levi quella, levi la spina dorsale con cui si costruisce qualunque società umana. Grazie, che racconto meraviglioso. Vorrei chiedere di mostrare il frammento dal libro di Carlo Rovelli, che sicuramente sì. Tu hai letto, sì. E forse alcuni di voi hanno letto, e se non l'avete fatto vi invito a farlo, perché veramente L'ordine del tempo è un libro mentre tu avevi il tuo racconto, nel racconto pensavo anche a questo frammento, e in fondo la riflessione di Rovelli, soprattutto in questo libro, è quasi filosofica sull'esistente e sul non esistente, perché alla fine ci dice che non c'è il tempo, non ci siamo noi, e forse però ci siamo soltanto nello sguardo dell'altro, e quindi di lì l'importanza di raccontare le storie e di inventare le storie, di tessere una ragnatela. C'è una magnifica ragnatela in mostra e che è quasi, diciamo, il cuore pulsante
interessante della mostra, cioè, è la ragnatela che forse ci tiene sospesi nel vuoto o in quello che noi riconosciamo come un vuoto. Sì, diciamo una delle cose che al solito per cercare di andare alle origini, che è una cosa che mi intriga, diciamo, proprio cercare di capire da dove viene tutto questo, da dove viene la scienza anche. È famoso, è citato anche nel catalogo della mostra, la citazione dalla metafisica di Aristotele, no? Che il filosofare nasce dalla meraviglia, questa è la traduzione ordinaria, che è una traduzione che non mi piace troppo. Infatti io poi ho scoperto che non sono solo, in realtà ci hanno lavorato persone molto più esperte di me e in effetti hanno cambiato un po' questo, perché la parola greca è tauma, che è la stessa parola che si usa per dire il taumaturgo, no? Quello che fa miracoli, fa meraviglie. E il testo greco dice nasce dalla meraviglia, ma per esempio alcuni filosofi, per esempio Emanuele Severino ha criticato molto questo, perché dice nella parola tauma non c'è solo la meraviglia, e qui mi ricollego un po' a quello che dicevo prima. E cioè, i primi uomini primitivi perché fanno il racconto? Perché dice, vedono questa meraviglia di mondo esterno, no? È sicuro che la stessa da dove viene, quella domanda lì che ci poniamo anche noi, cioè, se la ponevano sicuramente anche loro. Però c'è anche la paura. Infatti, tauma è una parola usata anche da Omero, che ne parla di Polifemo. Polifemo dice ispira tauma, quindi il mostro, il ciclope con l'occhio solo, non poteva essere solo meraviglia, sì, meraviglia, ma anche timore, paura. Qual è lo sgomento dell'uomo di fronte all'universo? È la meraviglia e la paura, perché ha coscienza della propria finitezza, ha paura di morire, ha paura del dolore. Sa che in questa meraviglia un niente ti porta alla morte. Ecco da dove nasce ed ecco anche a cosa serve. Ed è la cosa bella, è che è la stessa origine, diciamo, la stessa identica. Cioè, puoi far partire da qui la religione, o la filosofia, o l'arte, o la musica, la danza, diciamo tutto. Perché nel momento in cui meraviglia e paura, ecco che il racconto è una protezione, è una coperta. Io ho visto questo bellissimo film Melancolia, mi è piaciuto molto questa catastrofe che avviene e il bambino ha paura di questo pianeta che sta per colpire la Terra e produrre la fine di tutto, e la zia lo aiuta da non aver più paura costruendo una tenda che non riparerà dalla catastrofe, ma la tenda leva la paura. E questo l'ho trovato proprio un apologo meraviglioso di quello di cui stiamo parlando, cioè l'arte, la filosofia, la scienza, dando spiegazione del mondo e collocandoci nel mondo, ci permettono di sopravvivere, ci danno meno paura, combattono la paura, non te la levano, cioè è ovvio che sappiamo tutti che il nostro destino come mortali è quello, è insito nel nostro nome, ma ti costruiscono nel procedere delle generazioni, nel racconto che si fa ai figli, ai nipoti, lì costruisci, diciamo, un anelito di immortalità attraverso il fluire delle generazioni. E allora l'artista produce cose destinate a rimanere nei secoli. L'eroe produce imprese che saranno cantate dagli aedi per millenni. Il filosofo o lo scienziato produce teorie che spera rimangano nei libri per secoli. Ecco, questo è alla fine la trama, diciamo, sottile di cui anche Rovelli parla nel libro. Cioè, insomma, in questo ci troviamo una nostra collocazione. E adesso invece volevo sottoporvi un altro frammento, che è quello di Antonin Artaud, che dalla prima lettura mi è risultato veramente... ho sempre avuto un rapporto di totale attrazione e di repulsione, perché non lo capisco veramente, cioè lo capisco profondamente e non lo capisco. C'è qualcosa di assolutamente
imprendibile e nello stesso tempo mi sembra di accoglierlo come una cosa che ha a che vedere col mio mestiere, con lo stare al mondo, con la creazione. E te l'ho fatto leggere e ti ho chiesto di aiutarmi e tu mi hai detto che intravedevi anche qualcosa che aveva a che vedere con il percorso scientifico e con la ricerca da un certo punto di vista. Mi vuoi dire qualcosa? Sì, diciamo, quando mi hai proposto questo testo mi ha colpito per parecchie cose. Per esempio, la prima cosa che mi colpisce è questa idea del vuoto, no? Usa più spesso, guarda quante volte usa il vuoto, no? Oppone lo spirito al vuoto reale della natura. Ogni sentimento potente provoca in noi l'idea del vuoto, no? E il linguaggio lucido impedendo a tale vuoto, no? Quindi il fatto che ci sia tre volte la parola vuoto a me suona in un modo particolare. Qui c'entra lo scienziato e qui introduco qualcosa che forse vi farà meravigliare come forse si meravigliavano i bambini in quelle caverne al racconto del nonno o della nonna che gli raccontava. Diciamo, il vuoto fa un po' paura, no? In generale, c'è cioè l'abisso, no? Fra l'altro la parola abisso è una tradizione di caos, quindi volendo uno potrebbe dire che quando i greci dicevano all'inizio era il caos, se traduci questo caos con abisso e con vuoto, sei molto vicino alla spiegazione che diamo attualmente, la fisica moderna dà dell'origine dell'universo. L'origine dell'universo nasce dal vuoto. E questa è una cosa che ora non stiamo, stasera non ho tempo di spiegarvi, diciamo, è un po', non è troppo complicata, ma ci vuole un po' di tempo. E per certi versi, ancora più strabiliante, è ancora vuoto. Cioè, siamo abituati a pensare la materia, noi, la Terra, il Sole, le galassie, le stelle, come qualcosa di consistente, no? E fino a qualche decennio fa anche gli scienziati, diciamo, consideravano, insomma, l'origine dell'universo, il Big Bang, come un punto singolare in cui c'era un'enorme quantità di energia che poi si è espansa in un universo materiale di dimensioni gigantesche. Oggi è cambiata completamente la visione del mondo e l'origine dell'universo la consideriamo una fluttuazione del vuoto e l'energia totale dell'universo è zero, l'energia del vuoto. No? Quindi il nostro universo è uno stato di vuoto che ha preso una forma meravigliosa, si è trasformato. C'è stata una metamorfosi, al solito, forse avevano capito insomma, gli antichi, la metamorfosi, cioè il vuoto si è trasformato, ha preso una forma meravigliosa. Tu l'hai chiamato singhiozzo, come l'hai chiamato? Sì, una specie di singhiozzo iniziale che poi si è espanso, nella mostra sopra ci sono alcune di queste fasi, e però ecco, diciamo, fa abbastanza meraviglia a tutti, e compresi noi scienziati, l'idea che l'universo materiale che ci circonda è una forma di vuoto che ha preso una sua consistenza che ci appare molto materiale e molto, diciamo, come posso dire, che tangibile, ecco, in qualche modo. In realtà non è così. In realtà, appunto, una delle cose più che ogni tanto mi diverto a fare ai miei studenti è di dire: calcoli l'energia totale dell'universo. E uno si immagina che venga un numero enorme, ma in realtà l'energia totale dell'universo è zero. Ed è zero perché l'universo è uno stato di vuoto trasformato. Quindi per certi versi siamo qui a raccontare ancora una cosa, diciamo, meravigliosa, no? Che stupisce e le cui conseguenze sono, diciamo, non ovvie sul piano filosofico. Quando lui dice, la prima cosa è stata questa, la seconda cosa è quando usi un'immagine, un'allegoria, diciamo, spesso hanno un significato maggiore della lucidità del discorso. Questa è un'altra cosa che ho verificato in molte occasioni, ma anche su di me. Cioè, noi siamo abituati a ragionare per equazioni e a usare un linguaggio tecnico. Di fronte a un'equazione che è bellissima, che è compatta, elegante, diciamo, non la capisco in realtà. Per capirla, e questo forse è un limite mio, devo immaginare, cioè devo costruire un'immagine. E ovviamente nessuna immagine potrà descrivere l'equazione, quindi ci avrai subito uno scarto. Ma nel momento in cui costruisco un'immagine, io
penso di impadronirmi di quello che vuol dire quell'equazione, anche se so già che non è precisa, non è perfetta, però forse contiene qualcosa di più che l'equazione non contiene. Quindi quello che c'è scritto mi ha suggestionato. Dopo aver chiesto a te, ho chiesto anche a Fabiola Giannotti e lei mi ha scritto che secondo lei era una visione quantistica del questo non riuscire mai a afferrare qualcosa, perché sfugge sempre, più lo si avvicina più sfugge, e questo da una parte mi ha molto confortato, dall'altra mi ha sconfortato. Antonin Artaud è un grande artista francese, regista e drammaturgo, che tra l'altro ha avuto dei disturbi psichici molto pesanti, è morto in manicomio. Quindi lì ci si aggancia anche a un altro discorso che so ti sta molto caro, è quello della follia, follia nell'arte e comunque nel gesto creativo. Mi hai anche suggerito un frammento di Sciascia che possiamo proporre. Dalla scomparsa di Majorana. Sì, diciamo, questo è il mi è sempre piaciuta questa citazione, non perché richiama l'idea dello scienziato folle, diciamo, un po' uno stereotipo, l'icona pop, no? Il genio e sregolatezza, diciamo. Io sono il contrario di tutto questo, sono una persona normale, insomma, si può andare a cena, si fa due chiacchiere, cioè non è. Non parlo sempre di equazione differenziale, diciamo, c'è un aspetto che mi piace sottolineare, cioè che ancora ha a che fare con scienziati, artisti, filosofi, diciamo, perché il nostro mestiere è molto simile, il tuo che fai ricerca in campo teatrale della parola, del gesto, e io faccio ricerca in campo della fisica, sembrano mondi completamente diversi. In realtà c'è qualcosa che ci accomuna in profondità, e cioè il fatto che rischiamo, cioè è come essere su un crinale, no? Cioè, se vuoi fare qualcosa di nuovo in campo artistico, devi sapere tutto quello che è stato fatto nel passato, se no ripeteresti cose, diciamo, già conosciute. Devi fare attenzione, perché se ti spingi troppo oltre rischi di non essere capito, rischi di cadere, no, in qualche modo. Devi mantenere un equilibrio che è instabile, un equilibrio, diciamo, difficile. Ogni tanto cadi di qua, ogni tanto cadi di là, non è un equilibrio, diciamo, quadrato. E lo stesso avviene per la scienza. Noi, diciamo, quando sei di fronte a la scienza moderna ha un sacco di misteri, cioè quando se voi leggete che abbiamo scoperto, sappiamo tutto, diffidate di scrivere queste cose. La lista delle cose che non sappiamo è imbarazzante, enorme, diciamo, tuttora, nonostante i progressi fatti. Allora, quando sei di fronte a cercare di dare una risposta alle cose nuove, devi fare la stessa cosa, cioè ti devi avventurare in un terreno, in un pensare fuori dal seminato, e non sai se questo terreno ti porterà a una nuova teoria, alla soluzione di alcuni problemi, o ti porterà a una cosa ridicola, a una catastrofe in cui tutti i tuoi colleghi rideranno di te, no? Cioè, ma è così come quando fai un nuovo spettacolo, cioè ti avventuri in una terra sconosciuta, in cui devi rischiare, e magari hai fatto anche mille cose belle prima, ma se sbaglierai quella cosa lì sai che la tua reputazione verrà inquinata in maniera. Però lo devi fare, se sei onesto lo devi fare, devi rischiare. E allora, quando dico che i poeti sono forse fra le persone che più rischiano, anche perché, diciamo, hanno anche meno remunerazione, meno, diciamo, meno successo, sono meno di moda, insomma, no? E io trovo meraviglioso questo tentativo di usare le parole, la poesia in forme innovative, in un mestiere che non è popolare, che non dà successo, che non dà soldi. E bisogna essere un po' pazzi, come siamo un po' pazzi noi scienziati a cercare di trovare soluzione ai misteri della natura, e come sono un po' pazzi gli artisti che cercano
di esplorare strade che nessuno ha mai esplorato. In questo, diciamo, quella espressione mi ci riconosco in pieno. Volevo adesso passare a Pirandello, al frammento di Pirandello, eccolo, che è sempre nato da una suggestione di discorsi fatti con Guido, di uno spettacolo che siete andati a vedere anche recentemente, credo, forse in Svizzera o a Ginevra. E perché ti aveva... Tu sei molto vicino al teatro, alla danza, all'arte, anche per via familiare, avete una figlia artista che lavora a Zurigo e frequenti il teatro abitualmente, e in particolare trovarsi quando stavamo discutendo di come impostare il nostro dialogo, mi avevi parlato di questo, allora me lo sono andata a rileggere e ci ho ritrovato appunto una parte di immaginario legato al mestiere, al nostro mestiere, il mestiere dell'attore, dell'attrice, e volevo sapere qual era il tuo punto di vista su questo e in cosa ti eri impigliato rispetto a... Sì, ci siamo trovati, non la conoscevo quest'opera di Pirandello, e ci siamo trovati insomma a una conferenza e poi alla rappresentazione di questa storia, che è la Pirandello, ovviamente conoscete tutti, ha giocato molto sull'aspetto attore, no? E realtà, questa è una di delle tante coniugazioni, cioè, quindi lui immagina questa attrice bravissima, bellissima, che interpreta scene d'amore in teatro e che si innamora nella vita reale, e nell'intreccio però che si crea fra la sua vita di attrice e l'amore della vita reale si spezza, cioè non riesce a vivere la storia d'amore, e quindi tutto è costruito su questa, diciamo, cos'è più reale, l'amore vero che vivi o l'amore che rappresenti in scena, no? E questo mi ha intrigato perché penso che sia più reale quello che rappresenti in scena, cioè sul serio? Sì, nel senso che quello che vivi c'ha sempre, per quanto io insomma ho la fortuna che c'è mia moglie, di aver vissuto e vivere, spero ancora, una bella storia d'amore lunga una quarantina d'anni, ma sì, diciamo, ma l'arte in generale ha la capacità, quando è vera, diciamo, di far vedere le cose distillate allo stato puro. Non so come dire, no? E anche il dolore, come l'amore, come i sentimenti, come la paura, come la tragedia, cioè perché a me ha stupito, per esempio, citavi di Giulia, no? Della mia figlia ballerina a Zurigo, e Zurigo non è un ambiente, non è Napoli, è Zurigo, insomma. L'opera di Zurigo, ci sono, insomma, è anche un po' di banchieri, un po' di gente benestante, non c'è il calore mediterraneo. Lei faceva Romeo e Giulia, il balletto, e moriva in scena. Come ora uno va a teatro, va a vedere un balletto, sa che Giulietta e Romeo muoiono, non è che una sorpresa, no? Ecco, vedere la gente con le lacrime agli occhi, no? Perché la gente, noi vabbè siamo i genitori, è chiaro che noi siamo un luccicone, ma perché la gente, diciamo, no, il banchiere, l'impiegato, il funzionario di Zurigo, tutto per bene, va lì e piange, no? Questa è una forza mostruosa del teatro, perché quella morte è più vera delle morti, no? Quella passione, quell'amore, quella vicenda, quei giovani che muoiono tutti uno dopo l'altro, quella è molto più vera e potente, tu la conosci 100 volte, siamo ancora i bambini delle caverne, no? Te l'hanno già raccontata 100 volte, tu la vedi ancora e piangi, e perché tocchi la quintessenza di quelle relazioni. E quindi vabbè, insomma, mi ha intrigato questa relazione. Volevo sapere se
Da queste suggestioni nasce qualche domanda, perché abbiamo anche la possibilità di parlarne, abbiamo questa occasione, quindi vi invito a farlo. Gesto dell'arte, perché la settimana scorsa la settimana scorsa mi è capitato di riflettere proprio su questo e di scrivere in poesia esattamente quello che lei ha detto, cioè, quindi sono molto contento, sono commossa, gliela manderò. Oppure se volete ve la leggo, perché in realtà ce l'ho ripresa da, ve la posso leggere? Prima io vi vorrei presentare però Maria Grazia Calandrone, perché è una poetessa di grandissimo valore e una carissima amica. Allora, dice così: se anche mio figlio ieri col libro di grammatica aperto sul tavolo, sorridendo confuso tra il desiderio di non dispiacermi e il pragma della cosiddetta realtà, chiede a che serve, io dico a voi ragazzi, la bellezza e gratuità del gesto, come quando vi amate, è il momento preciso in cui un essere umano si stacca da terra, si inginocchia e disegna un toro sulla parete della sua grotta a Lascaux, così, senza motivo. O ha scoperto il modo per non essere solo e ha scoperto il modo per non morire. Cioè, scusa, vi chiedo perdono, non volevo leggere la poesia, ma era sorprendente. Mi ha emozionato, guarda. C'è qualche altra domanda? Io sono anche cieca, per cui... Io avrei una domanda, scusate, un qualcosa che mi è venuto in mente mentre si analizzava la frase di Artaud. C'era il vuoto ripetuto più volte, come ha detto lei, e c'era anche lo spirito che stava nel vuoto e ripetuto all'inizio e ripetuto poi in fondo. E secondo me questo ha un significato, volevo chiedere così la vostra impressione. E l'ultima cosa che aggiungo è: tutto quanto avete detto è verissimo, e anche così un pensiero, volevo sapere cosa ne pensavate di questa necessaria riunione tra arte e scienza, che è fondamentale, può nascere proprio dalla ricerca dell'essenza. Perché oggi con la superspecializzazione si è persa di vista l'essenza anche dell'uomo, che ha necessità non solo fisiche, ha necessità, il benessere dipende da uno star bene fisicamente, emotivamente, mentalmente, spiritualmente. Se manca questo, manca tutto, anche nella cosiddetta scienza moderna. Se è possibile, possiamo rimettere il frammento di Artaud, così lo rileggiamo insieme. In questo frammento oscurissimo e terribilmente affascinante di Artaud, io invito tutti voi, se potete, a leggere questo libro, perché è veramente un libro fondamentale da un punto di vista artistico e di suggestione. C'è anche il tema del svelare e quindi rivelare, cioè da una parte lo svelare, togliere il velo, e però la rivelazione, forse anche rimettere questo velo, perché non siamo in grado di cogliere l'essenza come pura, come quella che la povera cagnetta ha colto costretta nello spazio e nel buio cosmico. E forse abbiamo bisogno di un velo, di una trama, di qualcosa che più dolcemente ci aiuti a vedere attraverso. Ecco, abbiamo bisogno proprio di una storia che ci faccia da ponte per riuscire ad andare oltre. Sì, mi torna questa cosa del velo, anche perché, diciamo,
quando sento dire che per esempio la scienza ci permette di capire la realtà, mi viene la pelle d'oca, diciamo, perché intanto la scienza permette di capire solo una parte delle cose che viviamo, ma poi proprio questo concetto di realtà è abbastanza spurio, diciamo. Non bisogna mai dimenticare, e qui mi ricollego a quello che dicevo prima, cioè se ci ricordiamo da dove nasce la scienza e l'arte e la filosofia, è la nostra immagine del mondo, è quello. E ha un'enorme potenza, ben inteso, specialmente da quando Galileo l'ha resa disciplina sperimentale, quindi ha trovato, guardate, è una cosa incredibile, noi siamo qui a 400 anni di distanza che stiamo usando lo stesso metodo che usava Galileo. Questo avviene solo in scienza, non in fisica, non avviene in economia. Pensate a un economista che oggi, no, analizza il mondo finanziario con i metodi del 600, lo prenderebbero in giro. No, gli scienziati ancora noi usiamo lo stesso metodo di Galileo, che non è stato sostituito da niente di meglio, c'ha questa grande capacità di autocorreggersi, no? La bellezza del metodo di Galileo è proprio quella, che non potrai mai dimostrare che una teoria è vera, puoi solo dimostrare che una teoria è sbagliata. È meraviglioso, cioè io ho una teoria, la verifico 1.700.000 volte e non posso dire che è vera, perché non ho fatto tutte le verifiche possibili. Quando una volta troverò che la teoria non funziona, allora potrò dire: evviva, la teoria è sbagliata. Questo è il lavoro che facciamo, noi demoliamo teorie, non costruiamo teorie, le demoliamo, e demolendole ne costruiamo di nuove che inglobano gli errori precedenti e danno una spiegazione più dettagliata. Se avete questo atteggiamento, capite subito che questa è una maniera di migliorare la tua idea del mondo, di renderla più consistente, più precisa, più dettagliata, di spiegare fenomeni che prima non consideravi, ma non puoi sostituire questo con l'idea, diciamo, non c'è l'idea dello svelamento, cioè Galileo ce l'aveva questa idea, cioè c'è la natura, c'è il suo linguaggio, c'ha la sua essenza e io, scienziato, la svelo, no? Levo i 7 veli come Salomè, arrivato al 7° la vedo nuda com'è. No, non è così. Io ho scimmia antropomorfa, ho sviluppato una visione del mondo, mi ha dato un enorme vantaggio evolutivo, ho dominato il pianeta Terra, mi sono grazie a questa visione del mondo che è diventata via via sempre più complessa da permettermi di prevedere, di costruire apparati, eccetera, eccetera. Ma guai a pensare che questa nostra visione del mondo è in realtà, no, l'immagine del mondo materiale che prescinde da noi, questo sarebbe un atto di arroganza totale. In questo senso, diciamo, dobbiamo avere consapevolezza dei nostri limiti, del fatto che fra 200 anni o 300 anni rideranno o sorrideranno delle teorie che oggi a noi sembrano, diciamo, solide, come noi un pochino sorridiamo, diciamo, degli scienziati del 500, anche se poi riconosciamo alcune cose che sono così. Quindi una volta questo velo lo manterrei, ecco, quel velo di cui parlava Sonia, bisogna sempre sapere che c'è un velo e che questo velo è, diciamo, bene tenerlo e non dimenticare, non fare arroganti e pensare che sei in grado di stracciarlo e di avere, no, la conoscenza, diciamo, dell'intima e sostanza delle cose, non so neanche come potrei definirla, va bene? Niente, questo processo che diceva sulla distruzione e creazione mi faceva pensare, no? Mi richiama tra l'altro alla mente, parlavi di un dialogo che c'era un centinaio di anni fa fra arte e scienza, no? E viene in mente assolutamente cose come il cubismo, Mademoiselle d'Avignon, il futurismo. Gli anni sono quelli, i primi del Novecento e la teoria della relatività di Einstein, e quindi è stato un modo per, attraverso l'arte, intuire in qualche modo la quarta dimensione o comunque un approccio diverso spazio-tempo, ecco. E quindi io penso che veramente scienza e arte debbano recuperare, no, questa dimensione in qualche modo di supporto, di aiuto reciproco. E
il diagramma anche che usano gli scienziati, questa immagine che dicevi, che aiutano la fantasia, no? Hai bisogno di vedere l'immagine. E poi un'altra cosa, ecco qui una domanda, il recupero anche delle visioni della filosofia del passato, no? A me quando parlavi del vuoto dell'universo, come se tutto nascesse da un singhiozzo, diceva, di questo vuoto, mi viene in mente, e qui ti chiedo se c'è qualche affinità, il pensiero antico del buddismo che vede il vuoto come, come assenza di una proprietà di autonomia in sé, ma il vuoto è un riconoscimento di un'interconnessione fra tutte le cose. E questo penso che si avvicini anche un po' al mondo della fisica odierna, di queste particelle che nascono e muoiono, nascono e muoiono in simultanea. Sì, sono due, in realtà due suggestioni, una più interessante dell'altra, se posso, diciamo, la prima giustamente colloca all'inizio del Novecento questo interscambio, non credo fortuito, fra avanguardie artistiche dell'epoca, e qui c'è Duchamp, non a caso hanno messo un lavoro di Duchamp sopra nella mostra Gravity, no? E poi il cubismo, e Mademoiselle d'Avignon, e vedere l'altra dimensione, cioè, è ovvio che c'era, diciamo, c'era un orecchio che si ascoltava, no? Una musica che circolava e che influenzava il dadaismo. Diciamo, voglio farvi riflettere su una cosa però, diciamo, in quegli anni, sto parlando forse qualche anno dopo, il 1925-28, c'erano una trentina di persone che si riunivano a Bruxelles in un albergo che ancora esiste fra l'altro, in una saletta, e facevano questi congressi annuali o biennali, si chiamano i congressi Solvay, probabilmente il più grande concentrazione di cervelli che l'umanità abbia mai messo assieme nella stessa epoca, perché sto parlando di Marie Curie, Einstein, Planck, Heisenberg, insomma gente così, il più scemo avrebbe preso tre Nobel, che discutevano di cose del tutto esotiche. Il resto del mondo aveva altri problemi, c'era la Germania attraversata la crisi del dopoguerra, in Italia era venuto il fascismo, c'era la crisi del 29, stava addensandosi negli Stati Uniti, che era una potenza economica emergente, la grande crisi, e loro discutevano di cosa? Discutevano di relatività e di meccanica quantistica. Allora io voglio fare una domanda, no? Ora siamo qui a distanza di quasi 100 anni, e vi vorrei chiedere questo, lasciate perdere la tecnologia, la nostra vita che è stata radicalmente cambiata da tutte le tecnologie che sono venute dalla conoscenza di queste due, modo nuovo di vedere il mondo, è un cambio di paradigma, cioè da quell'epoca in poi gli scienziati hanno visto la materia e il mondo e l'origine dell'universo in un altro modo, i vecchi hanno cambiato il racconto che fanno ai bambini, no? All'inizio ai bambini di un piccolo gruppo e poi piano piano è diventato tutta, no, la società. Questa cosa ha cambiato? Uno direbbe ok, ha cambiato l'economia, ha cambiato la medicina, oggi non c'è nessun farmaco che non sia debitore della diffrattometria con cui si studiano le molecole, non c'è nessun ospedale che cura col salasso e con, no, la purga come si usava, diciamo, nel Settecento. Cioè la tecnologia, chiaramente dalla scienza nasce la tecnologia cambia l'economia, cambia tutto, cambia la vita delle persone, ma questo non mi interessa, o perlomeno in questo momento non mi interessa. Mi interessa di più invece quanto ha cambiato la cultura. Allora voi mi dovete dire se nella cultura del Novecento, no, si può isolare qualcosa che non ha fatto i conti con quella rottura di paradigma, no? Giusto appunto, Pirandello. Freud, Kokoschka, Schoenberg, Fontana, insomma andiamo avanti, si può tutta la sera, no? Cioè quando la scienza cambia la visione del mondo, l'immagine del mondo, in un lasso di tempo che non si può prevedere, forse decenni, forse di più, questa cosa percola, no? Nella società e cambia la cosa più importante che abbiamo, cioè la nostra visione del mondo.
la nostra stessa visione del mondo. A quel punto cambia tutto, cioè non cambia solo l'artista o il poeta o il musicista, cambiano i rapporti con noi stessi, i rapporti con il nostro io sono diversi. L'amore, le relazioni umane, le famiglie, le coppie sono diverse a causa di quella rottura, no? Sono indistinguibili rispetto a quello che c'era prima e dopo. Allora, quello che dicono spesso è: queste rotture non avvengono una volta ogni tanto e poi basta, no? Ricreazione. No, queste rotture continuano. Ecco perché dico: la scienza, quello che fa, deve essere conosciuta, perché entrerà nella vita di tutti noi, nella vita di tutti voi, nella vita dei nostri figli, dei nostri nipoti. Questa visione del mondo di cui ora stavamo parlando avrà un impatto nel modo in cui si vedrà l'umanità e stabilirà dei rapporti con se stessa e con le relazioni che stabilirà. Quindi conoscere e come posso dire, ibridare, no, queste cose, perché con gli artisti, con i filosofi, perché sono persone che hanno uno sguardo lungo e che ci permetterebbero forse, perché noi scienziati non siamo adatti a fare questo lavoro, noi siamo adatti a fare il lavoro di ricerca, per capire l'umanità, come si può attrezzare a più esperienza umana, dell'umano, no? E giusto appunto gli artisti, i filosofi, gli scienziati, così. C'è anche da dire che oggi il sapere scientifico viene veicolato anche in una maniera molto più divulgativa da chi lo sa fare, cosa che forse prima non era, cioè prima, parliamo di forse di un secolo fa, due secoli fa, non c'era questa possibilità, erano testi inavvicinabili o comunque, cioè, se non risaliamo ai sapienti dell'area mediterranea per la nostra cultura, che invece sono ancora oggi per noi, diciamo, hanno una connessione filosofica, però c'è stata anche una cesura e una mancanza di, cioè anche da parte della ricerca scientifica, forse una chiusura, e non so se questa è dovuta all'esterno oppure è stata un movimento interno, endogeno. Cioè, diciamo, è legata a quella specializzazione di cui parlavo all'inizio, cioè la specializzazione ti porta a disinteressarsi, no? Cioè, per esempio, io quando faccio queste chiacchierate con amici scienziati è facile trovare, che ne so, Fabiola è una con cui si discute di queste cose perché ha una formazione e un interesse diciamo ampio. Ma se parlo con Wesley Smith, professore all'Università di Wisconsin, che Luciana conosce, con lui posso parlare solo di diciamo del bosone di Higgs e del nuovo RAN di LHC, perché sono così, cioè molti, c'è qualche eccezione, ma molti colleghi americani tipicamente sono col paraocchi. Cioè, esci dal, infatti lievito le cene con loro sono una sofferenza tremenda, perché cioè vieni da una giornata di lavoro, tutta la giornata discute di lavoro, la sera si discute di lavoro, una cosa da spararsi. È il frutto di quella specializzazione, è frutto di quella cosa lì che spero si superi. E delle volte io veramente sono anche un po' aggressivo, no? Perché c'è il pregiudizio che uno divulghi la scienza, i risultati che abbiamo ottenuto, perché così vogliamo i finanziamenti, no? Cioè c'è questa idea, noi raccontiamo al pubblico le cose che facciamo, sono meravigliose, il pubblico vota, i politici vanno dietro e ci danno finanziamenti. Cioè questo non è veramente una visione misera, diciamo, della questione, nel senso che il vero interesse che io ho e penso e hanno anche molti colleghi scienziati è dire: attenzione, guardate che il mondo sta cambiando sotto i piedi anche nostri, e in questo mondo si aprono delle prospettive che potrebbero essere meravigliose, ma si aprono anche degli incubi. Cioè non è detto che tutto quello che viene fuori, no, sia, diciamo, no, un destino meraviglioso ci attende, non è per niente detto. E tanto più le persone non sono consapevoli di quello che succede, tanto più i rischi sono elevati. Perché al solito quando le decisioni le lasci in mano a pochi c'è del rischio, insomma. Quindi è una specie di come posso dire, un dovere, la sento quasi come un dovere di raccontare le cose che succedono,
perché cresca la curiosità e la consapevolezza e la gente ovviamente si informi, legga libri, partecipi, cioè, chiaro che non è che una chiacchierata di 10 minuti, però se c'è lo stimolo giusto, diciamo, c'è anche il, come dire, attenzione, perché di queste cose avranno un impatto importante sulla società ed è bene che nelle forme, diciamo, adeguate, certamente non, la gente non bisogna rompere anche la barriera, cioè non, quindi ben vengano i libri di divulgazione, conferenze, discussioni, ma nelle forme adeguate sono questioni che toccano tutti noi e in particolare le persone che hanno la sensibilità al futuro, cioè a costruire una società, diciamo, per i nostri figli e i nostri nipoti che sia solida e che insomma, consenta di vivere bene. Insomma. Questa specializzazione è molto dovuta nella medicina, è anche pericolosa. Esattamente, esattamente, esattamente. Medicina, biologia, per citare, ecco, lei ha toccato un punto, io sono molto sensibile, diciamo, avete visto i progressi, cioè oggi si possono fare delle cose che non si devono fare, no, la metto così, non tutto quello che si può fare si deve fare, quindi come società ci dobbiamo porre il problema dei limiti, no? E per porsi i problemi dei limiti etici, giustamente, la parola giusta, bisogna discutere, bisogna essere consapevoli. Non bisogna farsi prendere la paura, oddio si blocca tutto, si ferma tutto, perché anche quella è una reazione, diciamo, infantile. Ma per mettere un limite ci vuole consapevolezza. E questo è un campo in cui, fra l'altro, un campo ambiguo, perché è un campo in cui ci sono interessi privati, no? Nella medicina, nella biologia, ci sono enormi profitti che si possono fare. Quindi è un campo particolarmente ambiguo e particolarmente pericoloso, possono venire enormi benefici, no? Ma possono venire anche cose, diciamo, che veramente drammatiche, che no, possono far star male persone o addirittura costruire un futuro, diciamo, da incubo, no? Per certi aspetti. Quindi di queste cose chi ne discute, chi ne parla, le lasciamo solo agli esperti? Non ce ne occupiamo, io qui mi metto dalla parte del pubblico in generale perché non è un campo che conosco, oppure bisogna, no, capire abbastanza da poter partecipare a un dibattito che vogliamo sollecitare, a cui vogliamo partecipare, ecco, questo è un po' il punto della situazione. Sì, la scuola, io penso dalle elementari, proprio la scuola e la scuola italiana, che non è male, io continuo a dirlo a tutti, abbiamo tante cose che non funzionano nella scuola, ma alcune cose, perlomeno alcune scuole, alcuni insegnanti sono meravigliosi, cioè valorizzare quella formazione che ce l'abbiamo ancora un po' e che non è troppo settorialistica, è troppo specialistica, no? Ancora dalle nostre scuole escono persone che hanno delle basi culturali, diciamo, solide e che poi sviluppano nella loro professione. Questo è chiaro che quando vai più avanti puoi dedicare 4-5 anni, proprio sono nelle basi, però, nelle basi che si formano da quando c'hai 5 anni a quando ce n'hai 19, nel periodo dell'istruzione proprio. Lì bisognerebbe. Sì, che bisogna professionalizzare. Io metto mano alla pistola quando sento che ci vuole l'educazione professionalizzante. A me mi viene voglia di strangolare le persone, cioè è il contrario, cioè nessuna, guardate, la risposta, vi suggerisco io cosa dire quando vi faranno questo discorso, cioè io gli rispondo così: tu sai quali sono le professioni e le competenze che serviranno fra 20 anni? Se tu lo sai, posso anche accettare che si fa una professionalizzazione in quella direzione, ma siccome non lo sa né lui né nessuno al mondo, nessuno al mondo sa fra 20 anni quali saranno le professioni, allora dovrai adattarti, dovrai avere una formazione culturale larga a cui su cui dovrai costruire in maniera molto flessibile qualcosa di speciale che si adatterà a una situazione che oggi non possiamo prevedere. Basta, guardate indietro 30 anni fa, no? Professioni che 30, mi ricordo una volta la gente diceva studia e vai in banca, no? Mestiere sicuro.
Avete presente, no? Ecco, diciamo. Scusate, io devo fare una parte che non ho mai fatto, mi sento anche molto imbarazzata, ma mi è stato fatto segno che dobbiamo chiudere.